siamo in diretta da Rovezza, lo vedete dal contesto in cui siamo nel villaggio Nerazzurro. È la prima volta comunque sia che sento fare una cosa del genere e permette, come dicendo a me stesso, ai ragazzi di andare sulla strada e verificare magari delle situazioni che fino a quel punto magari puoi solo immaginare ma non pensi. Hanno i valori che forse si sono persi, ritrovarli in questo momento, farli vivere in prima persona, credo che sia importante. Grazie ad Alessandro Ivernici che crede in questo. Bravo Alessandro, grazie a tutti. Al quale anche si è occupato sempre del format. Che bere birra analcolica sia un ottimo modo per andare in giro tranquillamente. La prima diretta era... Purtroppo è stata interrotta dalla mamma. La mamma che mi ha chiamato. Ha scritto, ciao, come stai? Mi hai messo la maglietta della salute. Adesso inizia il nostro lavoro. Questa sera non siamo pochi sulla strada, quindi dovremo mantenere un certo protocollo. Hanno sequestrato l'autovettura al conducente poiché non aveva l'assicurazione. Autorità e ragazzi impegnati insieme alla polizia locale in una speciale notte on the road. È un posto di controllo un po' particolare stasera perché ci sono tutti i ragazzi on the road e tutti i partecipanti allo stage al suo completo. Eccoli qui! Eccoli qui! Siamo un equipaggio di pronto soccorso. Facciamo questo lavoro normalmente le notti di fine settimana e siamo tutti volontari. Quando in mezzo pari fai come un colpo di pistola. Adesso vedo il collo. Ha fermato suo padre. Adesso vediamo, dovrebbe essere. Tanto mancava con questo. Arriva. Ok. Mi sono trovato lì spiazzato, non me l'aspettavo. On the road è anche questo, vivere intensamente e in un modo emozionale è l'esperienza di sicurezza, del controllo di polizia. Nuovo che diciamo, rappresenta questa nuova iniziativa. Vado a provarlo. Adesso lo proviamo. On the road può essere stuzzicante come un nuovo gusto di gelato. Non abbiamo avuto niente di alcolico, quindi ci siamo meritati questo gelato. Leggo così. Questo? Certo.
esprimiamo le due estremità. È difficile che uno venga a provare tutte queste iniziative, ben vengano, c'è stata molta affluenza, qui vuol dire che è anche sentita da parte della società, della popolazione. Speriamo di diventi verde. Esatto. Abbiamo iniziato alle 10 e senza neanche immaginarlo, alle 10 un secondo eravamo qua i ragazzi erano qua fuori a fare la protesta. Contentissimi, hanno provato sia il gusto on the road che i nostri classici gusti del momento. Visto che domande sempre a noi come ci è sembrato, con le nostre impressioni. Adesso sono contento che sia stato vissuto alla grande da parte di tutti. Bello, spero lo possiate veramente rivivere, su questo sito ragazzi di Roma. Ciao.